benvenuto. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera a lei, secondo me. Allora, abbiamo un paio di minuti prima della pubblicità. Come è andato il viaggio, intanto? Bene, non potevo prendere una decisione migliore per me e per la mia famiglia. Perché, dice, almeno sono stato fuori? Perché dissi sempre che avrei voluto fare soltanto una legislatura e così ho fatto. Sembra strano che una persona, comunque, che aveva fatto strada in un movimento e poi arriva con questo movimento addirittura al governo, possa prendere una decisione del genere, ma è stata la mia vita e la mia vita. Io continuo ad amare la politica, ma preferisco farla al di fuori delle istituzioni perché il palazzo mi è un po' stretto. Quindi sta dicendo, anticipando quella che era l'ultima domanda, che non si candiderà alle europee? Sì, l'ho detto diverse volte, non ho intenzione di candidare. No, però sa dirlo in televisione davanti a tanta gente. L'ho detto anche in TV di fronte a tante persone, sì, non ho... Diciamo, sto vedendo che si può anche incidere al di fuori, ho un rapporto molto molto forte e stretto con Luigi, siamo d'accordo su milioni di questioni. Luigi è il ministro Di Maio, lo dico. Sì, sì. Quindi... mi fa strano. No, perché è diventato ministro un ragazzo di 32 anni, battagliando, combattendo, c'è anche molta invidia nei suoi confronti. Sente, da fuori come le sono sembrati questi primi mesi di governo? Molto complicati, molto difficili, anche entusiasmanti per certi versi, perché alcune cose per le quali io stesso ho combattuto 5 anni quando... Mi dica una cosa che l'ha entusiasmata... Il reddito di cittadinanza mi entusiasma. Di cui parleremo diffusamente, è un errore invece che l'ha fatta, non dico arrabbiare, ma insomma che l'ha sorpresa. Ah, ogni tanto noi, ma anche io ne ho fatti, facciamo qualche gaffe comunicativa, che ne so, penso a Danilo, no? Massacrato. Però li chiama tutti per nome. Io penso al ministro Toninelli. Penso al ministro Toninelli, massacrato per aver sbagliato una foto, magari per aver toppato una consecutio temporum. Però no, si lì ha sbagliato il tunnel del Brennero. Vabbè, una gaffe, io ne ho fatte tante, sì. Magari le avrà fatte pure lei. Ma tantissime. Sì. E... anche mi sono andato a cercare il tunnel, non c'era. Esatto. Ho sbagliato strano. E insomma, poche settimane fa il ministro Toninelli ha bloccato l'aumento dei pedaggi autostradali nel 90% della rete autostradale. Io sono un cittadino oggi, un libero cittadino Fazio. Per me, a me cambia molto più la vita non pagare più le autostrade che vedere un ministro che non fa una gaffe. Per sì. Cui Danilo, che è stato massacrato tra l'altro dal sistema mediatico, e secondo me non ho le prove, Fazio, ma per me ci sta la mano dei Benetton dietro, ma questa è una mia opinione e me ne assumo le responsabilità. Ecco, Danilo, da quando si è parlato di nazionalizzazione di autostrade o di revoca della concessione Benetton, è stato casualmente massacrato dal sistema mediatico. Deve andare avanti perché è il miglior ministro che abbiamo insieme a Luigi Di Maio. Va bene, allora, mando la pubblicità e faccio notare con diciamo soddisfazione, perché è giusto che sia così, che a me chiama per cognome e questo mi fa piacere perché ormai si chiamano tutti per nome quei politici e io invece penso che sia giusto così. Pubblicità e poi continuiamo la nostra conversazione con Alessandro Di Battista. Just in the night, let's twist the wire. Just in the night, let's twist the wire. Alessandro Di Battista, stavamo dicendo durante la pubblicità che il suo viaggio, no, che l'ha portata dagli Stati Uniti a Quito addirittura, che insomma la distanza aiuta al di là degli scherzi anche a relativizzare, no, la scala dei problemi e a dare un ordine di valore alle cose, e che anche le piccole beghe diciamo nostre sono, assumono dimensioni diverse, immagino. Sì, poi mi ha dato l'opportunità di studiare dei fenomeni di politica internazionale e ho tuttora voglia di studiare, infatti ripartirò dopo le elezioni europee. Dove andrà? In India. In India. Sì. L'India oggi è un paese da studiare. Bollywood è una potenza enorme. Si sono comprati l'Ilva, hanno in mano imprese britanniche. Se l'Europa non si unisce dal punto di vista politico ci fanno il mazzo, India e Cina. Se l'Europa non si unisce, quindi non è più anti-europeista? Non lo sono mai stato. Partiamo dall'Europa. Sì. Allora, mi spieghi qual è la sua posizione sull'Europa e quali sono anche le alleanze. Fino a oggi l'Europa non è mai esistita, è stato un consesso di finanzieri, burocrati che avevano più interesse a analizzare i conti piuttosto che a garantire i diritti ai cittadini. Quindi quell'Europa che in qualche modo è stata spaventata anche dalla dichiarazione del governo per cui lo spread è saltato, vogliamo uscire dall'Europa. Si spaventano da soli, ho sentito Juncker fare, come dire, un mea culpa, ridicolo, tardivo. Quindi lei sta dicendo al contrario, diciamo... Se il Movimento 5 Stelle odiasse l'Europa non si presenterebbe alle elezioni europee. Quando eravamo contrari alle province perché volevamo abolirle per lo spreco di denaro pubblico non ci siamo presentati alle elezioni provinciali. È logico. Poi
Funziona così, ti devono mettere un'etichetta, perché grazie alle etichette pretende il ci sistema. Ci dica allora di... qual è il suo punto di vista sulla marcia, diciamo, da qui alle elezioni europee. Da che punto di vista? Dal punto di vista degli intendimenti del movimento, cioè qual è la vostra idea di Europa, la sua idea di Europa? Il Parlamento europeo, l'unico organo democratico eletto, abbia più potere. Che l'Europa abbia al posto della Francia un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché non può metterci bocca sui conflitti internazionali con il diritto di veto alla Francia. Che si intervenga sui costi ridicoli e sugli sprechi enormi di questa istituzione che, ripeto, è stata creata fino ad oggi, no, per fare gli interessi dei cittadini, e che si lavori affinché vi siano dei diritti sociali ed economici in tutta Europa, perché il razzismo, che è dilagante in Italia e in tutto il mondo, per quanto mi riguarda, si contrasta esclusivamente garantendo più diritti ai cittadini, non con qualche editoriale di qualche intellettuale su Repubblica. Senta, Di Battista, io credo che sarebbe sciocco, no, non riconoscere che nella vostra politica c'è sempre stata, nel reddito di cittadinanza, al di là del fatto di se può essere d'accordo o no, e sarà da vedere se si riesce ad applicare, certo, ma che ci sia sempre stata un'attenzione a quella che si chiama solidarietà o ridistribuzione sociale, insomma, quindi a una certa a un certo riequilibrio. È anche vero però che avete appoggiato posizioni dei gilet gialli in Francia che hanno fisicamente, con un mezzo pesante, compiuto un'azione eversiva nel momento in cui si va a distruggere l'ingresso di un ministero della Repubblica? Beh, innanzitutto credo che tutti quanti, anche i detrattori del movimento, debbano ringraziarci, perché se dalle nostre parti non sfasciano le vetrine di via Monte Napoleone, grazie al Movimento 5 Stelle che ha incanalato una rabbia sociale in un percorso democratico. Per quel che concerne la violenza in Francia, certo che si condannano episodi di violenza come quelli che ci sono stati, ma la violenza spesso può essere visibile, tipo una porta sfondata di un ministero, spesso è latente, invisibile, ma ugualmente pericolosa, come quella appunto relativa alla distruzione dei diritti sociali per i quali e a favore dei quali combattono tanti cittadini francesi. In mezzo a gilet gialli, oltre a qualche violento, c'erano decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di cittadini francesi che chiedono un po' più di giustizia. Prima sentivo Cottarelli, no, sulla globalizzazione, chiedono una gestione politica dei fenomeni relativi alla globalizzazione stessa, chiedono un minimo di futuro per i loro figli, credono che la politica si occupi maggiormente degli esseri umani e meno dei banchieri. Chiedono questo, io li sostengo e sto dalla parte loro. Lei, da studioso anche in questo momento, vede che le vostre ci hanno sempre dato degli ignoranti, ora siamo diventati studiosi. No, io non sono qui, io sono io. Quindi le dico, i grillini che non capiscono niente, che sono arrivati al governo del paese senza televisione pubblica. Lei ha detto, io sto studiando, quindi sono io. Lei che sta studiando. No, ma lo dicevo perché vedo che un po' l'aria cambia alle volte, non ce l'ho con lei, però in generale siamo stati vittime di tanti pregiudizi e ce l'abbiamo fatta con le nostre forze, con l'impegno e portando avanti delle battaglie che vedo adesso realizzarsi. Questo mi dà un sacco di soddisfazione. No, se vuole avercela con me, l'unica cosa che le posso dire sono è che venuto non, qua. Non sarebbe originale, però per il resto sicuro. Però per il resto, senta. Però non abbia la coda di paglia. Ho fatto, lei sa perfettamente quello che abbiamo subito, ripeto, in questi 5 anni con tutti quanti contro e siamo arrivati al governo del paese. Sono responsabile di me stesso e del patto di lealtà nei confronti del pubblico a cui devo stima e sempre onestà intellettuale. Io sono leale, io essendo... Non mi interessa nient'altro. Io essendo leale con lei dico quello che penso. Altrettanto. Senta, le stavo dicendo... Dobbiamo quindi aspettarci in qualche modo una contrapposizione fra voi e i vostri alleati di governo rispetto all'idea di Europa, che non mi sembra sia coincidente? Beh, io non lo so esattamente. Lega e Movimento 5 Stelle sono due forze politiche diverse. Stanno al governo assieme per una legge elettorale fondamentalmente liberticida e perché dall'altra parte il Partito Democratico, fermo restando che io non avrei fatto nulla con il Partito Democratico, ha deciso di fare la strategia del popcorn decidendo di suicidarsi. Ma lo vedo esattamente in questi giorni. Prendono in giro coloro che prenderanno il reddito di cittadinanza trattandoli come fancazzisti in Italia, dicendo che qua i poveri ruberanno, che l'Italia è piena di furbi. Ci sono i furbi, ma ci stanno un sacco di persone oneste. Con il ragionamento loro non si dovrebbero fare gli autobus perché c'è qualcuno che non paga il biglietto. E io, nel vedere appunto le dichiarazioni, adesso raccolgono le firme, pare, contro il reddito di cittadinanza, cioè il suicidio più grande politico che possa fare quello che è un partito di destra, ovvero il Partito Democratico, reputo ancora di più... Di sinistra. Di destra. Il Partito Democratico reputo ancora di più che la scelta...
gioco forza, diciamo, con la Lega sia stata l'unica soluzione possibile. Se non ci fosse stato questo governo, oggi non ci sarebbe uno strumento. Funzionerà, non funzionerà, vedremo, Fazio. Però è uno strumento che noi abbiamo voluto realizzare a sostegno della povertà. No, ma è quello che ho detto in premessa. Diciamo a sostegno dei poveri. Sarebbe sciocco non riconoscere, esatto, questo svolto. Perché l'applicazione pare molto complicata, anche tecnicamente. Certamente è uno strumento complicato sul quale il ministro Luigi Di Maio ci ha lavorato moltissimo. Però è pur vero che tanti strumenti complicati anni fa erano complicati, ma adesso funzionano. Sa perché vado a questo tema della complicazione? Perché questa alleanza di governo è partita con un rapporto di forza che è ribaltato rispetto a quello che dicono i sondaggi di oggi. Cioè voi eravate la forza assolutamente dominante e la Lega invece era una forza minoritaria. Secondo i sondaggi tutto ciò si è ribaltato in modo molto vistoso e la domanda che volevo fare è che, insomma, se secondo lei questo è dovuto o all'abilità esclusiva del leader della Lega o se invece non è anche il fatto che le vostre bandiere, che i vostri, diciamo, sono più complicate. Beh sì, i vostri punti qualificanti sono più complicati da realizzare, per cui insomma scende la fiducia. Allora, senz'altro le battaglie storiche del Movimento 5 Stelle sono molto complicate, però i sondaggi... Io quello che consiglio al Movimento 5 Stelle, ai miei ex colleghi, è di guardarli molto poco. Ricordo quando, poco prima della morte di Gianroberto, i sondaggi ci davano addirittura sotto la Lega, 16-17. Però... Ricordo quando, Fazio, i sondaggi davano il Remain vincente su Brexit. Ricordo quando i sondaggi garantivano la vittoria di Clinton su Trump. Ricordo quando i sondaggi garantivano la vittoria di Renzi nel referendum costituzionale. I sondaggi lasciano per me il tempo che trovano, oltretutto oggi sono utilizzati, non parlo dei sondaggisti ma un po' dal sistema, un po' come forma di gestione e di indirizzo dell'opinione pubblica. Io consiglio di guardarli poco e poi oltretutto io oggi sono un cittadino, un libero cittadino, non ho incarichi istituzionali, a me dei sondaggi non me ne frega niente, me frega che le cose si possano fare perché voglio che questo paese migliori. Però da libero cittadino a libero cittadino, facciamo finta non tanto di credere ai sondaggi quanto all'umore che vediamo, insomma, certo. Salvini è accolto come una star dappertutto, i sondaggi a cui vogliamo credere sino a un certo punto sono quelli, cioè lei, diciamo, in un ribaltamento di forze dopo le elezioni, cosa pensa che succederà? Ah, nel senso dopo le elezioni europee? Europee, sì. Non lo so, non è scontato che vi sia questo ribaltamento di forze. Lavoro per dare una mano affinché il movimento possa avere un ottimo risultato. Quella foto che abbiamo messo dietro di lei, reddito di cittadinanza e quota 100, che tengono in mano Di Maio e Conte, che vede anche di fronte a sé, invece diciamo il reddito di cittadinanza non è presente nel cartello che tiene in mano Salvini, è una svista... Un errore. Ah, non lo so, però so che l'ha votato Salvini, quindi evidentemente il Movimento 5 Stelle ha fatto una cosa importante. Io ricordo, io Salvini lo incrociai una volta sola un festival sul lavoro a Roma. Cioè lei non lo conosce? No, non lo conosco, ci siamo parlati una volta al telefono e mesi fa e una volta ci siamo incrociati. Ricordo che era estremamente scettico sul reddito di cittadinanza, così come tutta la Lega. L'abbiamo costretto a votare il reddito di cittadinanza, è mica male, no? Ecco, senta, quello che c'è il professor Cottarelli diceva, le coperture, dove si trovano le coperture per la cittadinanza adesso sono fatte a debito. Ecco, ci dica invece dal suo punto di vista in modo molto utile, insomma, come la vede lei, cioè come pensa che davvero si riesca a realizzare? Beh, dove si prendono i soldi? I soldi sono già stati, nel senso... Sono stanziati, a cioè. Me di solito Giannini, mi faccio sempre questa domanda a Giannini, le coperture, ora che sono state trovate, il problema mi chiede dove stavano, nel senso... Fazio, le coperture sono state trovate, ma le coperture delle misure di Renzi dove stavano? Eppure hanno fatto delle misure che non hanno rilanciato l'economia in passato. Un governo si è preso la responsabilità di trovare dei soldi per portare avanti delle battaglie. Io credo fermamente che 6-7 miliardi messi nella collettività e nell'economia reale, perché queste persone che soffrono questi denari li spenderanno, tra l'altro hanno l'obbligo di spenderli, per me è sacrosanta questa cosa, credo che potranno rilanciare l'economia. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però in pochi mesi è stata fatta una legge anticorruzione che aspettavamo da 30 anni. Si è toccato, per me sono simboli, non è che si risolvono i problemi diminuendo i vitalizi, per l'amor di Dio, ma sono dei simboli, certo, anche che riavvicinano la collettività alle istituzioni, eccetera eccetera. Io poi vorrei che questo si facesse sempre di più con tagli drastici agli stipendi dei parlamentari. Io non so se lo sapete, ma anche l'assegno di fine mandato ho restituito 43.000 euro, che personalmente mi farebbero comodo, perché ogni parlamentare dopo una legislatura sola prende 43.000 euro, diciamo, di buona uscita di TFR, e su questo si deve intervenire. Sono state fatte delle cose importanti, appunto il reddito di cittadinanza, quota 100.
La mamma di uno dei miei migliori amici prende 440 euro di pensione al mese, di cui con questi 440 euro ci deve pagare un affitto di 300. Adesso le arriveranno 780, ma avrà o no un beneficio sulla sua vita concreta grazie a questi non denari? Non c'è dubbio. E sperare, allora, sperare che non funzioni è una sciocchezza. Bisogna sperare che funzioni, semmai capire se funzionerà. E poi, come ho sentito Luigi Di Maio l'altro giorno, poi dopo il primo anno si potrà anche intervenire per migliorare le misure. Tutte le misure si possono migliorare, ma qua il concetto che va affrontato e capito una volta per tutte. Per quanto mi riguarda, il reddito di cittadinanza deve essere considerato una sorta di diritto umano, come avere una casa, come poter accedere alla sanità pubblica, come avere la possibilità di istruirsi gratuitamente. Oggi come oggi le persone che non hanno accesso al lavoro non è che non vogliono lavorare, semplicemente non possono, o comunque il mercato del lavoro è quello che è. Dando questo strumento si salvano migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di vite, anche dal punto di vista meramente relazionale all'interno delle famiglie. Di capire che il dibattito sia se sia una misura assistenzialista o se sia una misura di sviluppo sostanzialmente. Sì, con tutti i paletti che ha inserito il governo per accedere al reddito di cittadinanza, è chiaro che la misura non è semplice accedere al reddito di cittadinanza, ti devi mettere in moto, devi appunto alzarti dal divano, anche se, ripeto, la macchina è molto complicata. Certo, per carità, però un governo c'è per questo, per riuscire a semplificare una misura che partiamo dal presupposto che sia una misura giusta, anche per le imprese. Dicevamo, alcune vostre bandiere sono molto difficili, più difficili se non altro da realizzare di altre. Per esempio la TAP, lei aveva detto in due settimane. Assolutamente. La fermiamo. Ho chiesto anche scusa su questo, perché quando si promette una cosa e non si realizza si deve chiedere scusa, anche se ho scoperto, me l'ha detto il ministro Lezzi, che alcune ultime autorizzazioni sono state date, diciamo, nella fase della campagna elettorale. Spesso coloro che lasciano il potere ma mettendo, come dire, parandosi un pochino il deretano, per utilizzare un buon termine, cioè fanno di tutto, assumono uomini loro, amici loro nelle partecipate all'interno dei ministeri, fanno tutta una serie di azioni per impedire poi che coloro che arrivano dopo possano attuare un cambiamento. Ciò nonostante, qualora al termine di questi 5 anni di governo la maggior parte delle promesse dovessero essere realizzate, io sarò felice di aver combattuto 5 anni. È favorevole al referendum sulla TAV? Ma questo lo chiedono i cittadini. Sono reputo che il TAV, che è il treno a alta velocità, sia la più grossa sciocchezza che possa fare questo paese, cioè spendere 20 miliardi di euro quando occorrono infrastrutture, e il ministro Toninelli nella prossima finanziaria inserirà denari per le infrastrutture al nord, penso al porto di Genova, penso al porto di Trieste, al centro Italia dove c'è una ferrovia Roma-Viterbo che è vergognosa da paese del terzo mondo, o al sud, Roma-Matera, la capitale della cultura, non c'è un treno per raggiungere la capitale della cultura da Roma, o un treno alta velocità Palermo-Catania. Queste sono le infrastrutture che servono ai cittadini, che generano posti di lavoro, che aumentano, diciamo, l'economia, il commercio all'interno dello stesso paese. Portare una mozzarella a velocità supersonica per risparmiare oltretutto 20 minuti da Torino a Lione bucando una montagna piena di amianto è una stronzata. Quella scade però. Come? La mozzarella? Sì, ce la mangiamo, sì. Allora ce la mangiamo noi. Ce la mangiamo prima di partire. Senta, migrazione. E una cosa aggiungo. Pure su questo io non ho le prove, però ricordo quando 2 ndranghetisti furono intercettati e dicevano adesso ci tocca fondare un comitato SITAV. Io credo che il problema del TAV per qualcuno non sia si fa, non si fa. Io credo che qualcuno si sia già steccato qualche tangente. E qualora non si dovesse fare quest'opera, me lo auguro con tutto il cuore, qualcuno sarà costretto a mettersi le mani in tasca e a restituire la tangente a chi l'ha pagato. Questo è il problema principale del TAV e per quello tutto il popolo italiano compatto deve dire no a quest'opera. Ma lei ha un'idea precisa anche di chi? E ripeto, quelle intercettazioni, un po' il paese l'ho capito, so che le mazzette si sono trasformate, oggi si chiamano consulenze. Oggi la corruzione di oggi si chiama consulenza, non è più, le bustarelle sono sempre più, diciamo, passate di moda. E reputo che, insomma, studiamo tutte le consulenze che ci sono dietro il TAV e affrontiamo questo dramma legato alla corruzione. Rispetto però al TAV o alla TAV, c'è anche un movimento invece, diciamo, popolare. Che ha tutto il diritto di manifestare. Che manifesta per il fatto che, secondo il buon senso, una cosa iniziata va finita. Insomma, non è stata neanche iniziata, come lei ben sa, non è stato bucato niente, hanno fatto soltanto degli studi. Per cui ci posso pure stare, qualora mancasse 1 chilometro, dici costi e benefici, ma non si è neanche iniziata quest'opera, non ci sarà mai. Migrazione, lei ha un master in tutela internazionale dei diritti umani, ha lavorato nella cooperazione a lungo, che cos'è lì quello? Poi gliela faccio vedere, questa la metto qua, poi gliela faccio vedere dopo.
Però se sono dei soldi, appena parlato di corruzione, dico che cos'è? Scusi, sono preoccupatissimo. Questa banconota, Fazio, faccia vedere che tutto. È un facsimile, stai tranquillo. No, ma... non mi permetterei mai. Che cos'è questo? È una banconota 10.000 franchi, diciamo delle colonie, franco SFA. Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa, qua non se ne esce più. Attualmente la Francia, vicino Lione, stampa la moneta utilizzata in 14 paesi africani, tutti i paesi africani diciamo della zona subsahariana, i quali non soltanto appunto hanno una moneta stampata dalla Francia, ma per mantenere il tasso fisso, prima con il franco francese, oggi con l'euro, sono costretti a versare circa il 50% dei loro denari in un conto corrente gestito dal tesoro francese, con il quale ci paga una cifra irrisoria, Fazio, del debito pubblico francese, pari circa allo 0,5%, ma soprattutto la Francia, attraverso questo controllo geopolitico di quell'area dove vivono 200 milioni di persone che utilizzano una banconota e monete stampate in Francia, gestisce la sovranità di questi paesi impedendo la loro legittima indipendenza, sovranità monetaria, fiscale, valutaria, la possibilità di fare politiche espansive, fino a quando non si strapperà questo che è una banconota, ma in realtà è una facsimile, una manetta nei confronti dei popoli africani. Noi qua possiamo parlare ore di porti aperti, porti chiusi, ma continueranno a scappare le persone, a morire in mare, a trovarsi altre rotte, a provare a venire in Europa. E per me, lo dico e l'ho detto anche al Movimento, oggi è necessario per la prima volta occuparsi delle cause, perché se ci si occupa esclusivamente degli effetti si è nemici dell'Africa. Questa è la mia opinione. Però... però non c'è tempo, nel senso che noi non stiamo parlando di politiche da attuare, noi stiamo parlando di persone. Sì, ma se non si inizia mai non ci sarà mai però, tempo. Però noi stiamo parlando ora e ci sono al momento 100 persone che sono su un altro barcone. Cioè io, lei, chiunque abbia, diciamo, faccia parte di questa specie per l'amor di Dio. Umana, prima di decidere che cosa facciamo nel futuro e quali politiche internazionali... Si salvano le vite. Noi, abbiamo delle persone lì sopra, assolutamente. I 117 morti di ieri sono una vergogna. Il Papa ha detto una frase, quest'uomo coraggioso come nessun altro, assolutamente. Come nessun altro, ha detto preghiamo per le vittime nel Mediterraneo e preghiamo per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo. Ora, io trovo che questa frase dura, amara e coraggiosissima obblighi tutti noi, e quando dico noi non sono così meschino da pensare né a me né a lei né al nostro paese, ma alla comunità internazionale, a decidere che di fronte a un'urgenza, cioè a della gente, bambini che possono essere i nostri figli, donne, uomini, chiunque sta lì sopra, quella gente dal mio punto di vista va aiutata lì, ora. Lì senza dove? Discor- lì dove sta, si lasciano in vanno mare, salvati, vanno per l'amor di Dio. E salvati. Ecco. Quante imbarcazioni? Non è esattamente quello che stiamo facendo. Mi scusi. Io non sono qui a difendere Salvini, dicevo neanche io quello. Nemmeno ad accusarlo, parlo della comunità internazionale. Mi sta, la comunità internazionale, dato che comunque ci parliamo dell'Europa, italiano, mi state dicendo che i morti in mare, per esempio di qualche altro giorno, sono morti, se non sbaglio, a 30-40 km dalle coste libiche, sono responsabilità del governo italiano, no. La Guardia Costiera italiana, sono quanti responsabilità di una politica che anziché chiedere come facciamo ad aiutarli, chiede come facciamo a fermarli. Come facciamo ad aiutarli? Bisogna capire che tipo di aiuto però necessita l'Africa, perché c'è il rischio che attuando delle politiche anche pelose del tipo aiutiamoli a casa loro, che era uno slogan di destra, diventato uno slogan di sinistra, e per me è un'oscenità l'aiutiamoli a casa loro. Qua non si tratta più di aiutarli a casa loro. Anche perché la casa si tratta di l'ha... far sì che i francesi tornino a casa loro, si tratta di attuare delle politiche affinché l'Africa abbia sviluppo e si tratta contestualmente, chiaramente, di salvare le vite umane. In questo momento poi, questo lo sa meglio il Presidente del Consiglio che sarà in contatto con i servizi segreti e il Ministro Danilo Toninelli, pare che ci siano appunto delle imbarcazioni. Ma lei cosa farebbe? Cioè lei, proprio si benesse da lei, che io già libero l'ho cittadino. Detto che farei, se io fossi ministro degli esteri. No, ma adesso, in questa circostanza, corridoi umanitari, cioè cosa farebbe in questo momento? Gli sbarchi, i porti sono chiusi, cosa facciamo? Li apriamo, non li apriamo? In questo momento io salverei le persone e le porterei a Marsiglia. Quindi aprirebbe i porti? Perché fino a che, e li porterei a Marsiglia, perché fino a che non si creerà, sì, sarà una cosa forte, un incidente anche diplomatico nei confronti della Francia, qua succederà sempre che l'Italia sarà lasciata sola ad avere queste responsabilità. A me il dibattito Fazio di 2-3 settimane fa, con due imbarcazioni davanti al porto di Malta, quindi in acque maltesi, un'imbarcazione tedesca, l'altra imbarcazione olandese, questa era la situazione, e il dibattito tutto incentrato su cosa farà l'Italia è un dibattito
clamorosamente sbagliato. Qua occorre sapere e valutare chi ha le responsabilità, fermo restando che le vite umane si salvano come sono state regolarmente salvate in questi anni. E la tragedia dell'altro ieri, che lei giustamente ricorda, una tragedia immane, per l'amor di Dio, ahimè è avvenuta negli ultimi 5 anni, sotto tutti i governi. Io ero in Parlamento il primo anno, governo Letta, e morirono 350 persone. Che Letta le voleva far affogare? Assolutamente no, come non le vuole far affogare Di Maio o Salvini, per l'amor di Dio. Qua si tratta però di capire qual è la politica giusta affinché i morti in mare diminuiscano e affinché le persone possano avere la possibilità di avere il diritto più grande e più importante. Oggi il diritto più importante per gli africani è quello di stare a casa loro. Il diritto che dobbiamo iniziare a capire che è fondamentale è il diritto dei popoli africani o degli italiani che emigrano o dei centroamericani o degli honduregni dove sono stato di stare a casa loro e di avere una possibilità di sviluppo a casa loro, altrimenti Fazio, oggi diciamo delle parole, proviamo il cordoglio che tutte le persone, gli esseri umani possono provare di fronte a delle tragedie umane, ma ci rivediamo tra 6 mesi, tra un anno qui di fronte all'ennesima tragedia in mare. Senta, è questo il punto, senta, e va capito una volta per tutte, non si può perdere però tempo, mi rivolgo a lei, senza affrontare. Io mi rivolgo a lei perché le ho sempre riconosciuto onestà intellettuale e soprattutto ha un'esperienza lei nel campo della cooperazione molto seria. Lei si rende conto che le ONG sono addirittura criminalizzate in questi tempi? Lei dice dobbiamo salvarle come abbiamo fatto in questi mesi, ma se criminalizziamo le ONG è difficile continuare a fare quello che abbiamo fatto. Bisogna valutare. Io non ho la soluzione, forse lei nemmeno, però un'idea lei ce l'avrà sicuramente. Sì, bisogna valutare, ahimè, saranno frasi forti, bisogna valutare se la presenza di alcune imbarcazioni che lanciano un messaggio salviamo chiunque non favorisca, ahimè come in queste ultime ore, l'aumento di gommoni, di bagneruole che prendono e partono e che poi scuffiano e ci sono morti in mare. Bisogna valutare questo, perché siamo tutti d'accordo concettualmente sulla necessità, sull'obbligo morale di salvare le vite. Ma occhio, è complicato, se oggi noi lanciassimo un messaggio all'Africa, l'accoglienza è diffusa, accogliamoli tutti, chiunque può prendere, partire, che verrà salvato in mare. Io credo che ci sarebbero più morti in mare e penso che lei, come il sottoscritto, come prima diciamo, scopo, come prima logica, come prima idea, abbia la diminuzione dei morti in mare, che non ci saranno però, neanche, e su questo guardi, io non devo difendere il governo per forza. E se non ho fatto il ministro è anche per avere una libertà totale di dire quello che penso. E io pure penso questo, che per me non saranno i porti chiusi, fermo restando che è un dovere di un paese difendere i propri confini, non è una roba di destra o nazionalista, ma per me alla lunga non saranno i porti chiusi, non sarà il muro di Trump a fermare queste ondate, perché lo butteranno giù a testate il muro di Trump se continueranno a vivere in questa condizione di povertà, la cui responsabilità è il neoliberismo, la globalizzazione senza alcun controllo e ahimè certe politiche neocoloniali di una decolonizzazione che non c'è mai stata. E quindi questa è la mia idea, e quando ho fatto il cooperante con un'organizzazione che si chiama AMCA in Congo, l'ho fatto per creare, per supportare quelle popolazioni affinché avessero una forma di sviluppo che non è l'aiutiamole a casa loro, ripeto che è molto peloso, che spesso la cooperazione internazionale ha fatto danni in Africa, ha fatto danni, ma è garantire delle forme di sviluppo legate alla loro indipendenza, alla loro sovranità, al loro diritto di essere popoli. Senta, sono in grande ritardo, io ho molto ritardo, un minuto, facciamo che lei mi dice sì o no a 3 domande che le faccio, ma sì o no, proviamo. Ci provo, non garantisco. No, garantisca invece. Io no. Senta, il ministro Bonafede ha mostrato quelle immagini dell'arresto di Battisti, sì. Compreso momenti molto intimi, diciamo, di quel momento. Ha fatto bene o ha fatto male? Credo che lui stesso abbia pensato di aver fatto male, ha sbagliato un video, però in questo paese conta più un video postato su Facebook della legge anticorruzione. Casaleggio ha detto che pensa che il Parlamento sia destinato a finire, o meglio, che la democrazia rappresentativa abbia fatto il suo È tempo. Già in crisi la democrazia rappresentativa, ecco. E un giorno vedremo la democrazia, diciamo, rappresentativa come oggi guardiamo la monarchia assoluta, come qualcosa di obsoleto. Lei ha auspicato che la Lega restituisca i 49 Assolutamente milioni. Sì. Lei è ottimista, ha notizie? Questo non lo so, ma appartengono questi soldi a me, a lei e anche a tutti gli elettori della Lega, che dovrebbero essere i primi a spingere Salvini, che poi non è responsabile di questo furto, e sono stati condannati altre persone, a restituire questi soldi perché appartengono a tutta la collettività. Ci vediamo dopo il Congo? Quando non torna? Congo. Non va, dove vai? In non India? Non ho letto che andava anche in Congo, non è vero? Sì. Che andava anche in Congo. L'hanno scritto però. Non è vero. Allora ci torniamo, a ritorno dall'India. Se mi inviterà sarò lieto di vedere. Un piacere, grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie per essere stato.